Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuti o bentornati, questa è Vacanza alla Radio e come sempre a quest'ora, quando capitano quelle cose del pomeriggio che tu non ti aspetti, che stai lì per sonnecchiare in questa stupenda agenzia oppure sei a casa o in auto e dici ma che cosa ci sarà di nuovo, fammi sentire Radio Vacanze. Beh, Radio Vacanze oggi ha fatto uno dei suoi colpacci, ha trascinato un collega molto bravo, toscanaccio come dico sempre io, che però lavora in Messico in una maniera particolare, alla Carmencita Sola Sola, ti lascio il corazon, com'era, te lo ricordi la reclame della ragazza? Diamo il benvenuto a vai Marco, buon pomeriggio a tutti. Ecco, e niente, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vacanze. Ma Marco non gli ha detto chi, da quale agenzia, da quale tour operator. Marco Guiducci, sono il direttore di Viva Mexico Tour Operator, un operatore della provincia di Firenze specializzato sul Messico. Olè! Ci voleva, no? Andale, madonna mia. Allora, carissimi colleghi, amici all'ascolto di Radio Vacanze, come sempre un colpaccio, diamo subito i numeri 320 46 87 503 per parlare con noi, anche WhatsApp. Intanto i miei saluti a Giusti di Tetto sul Mondo, la nostra collega bergamasca che ci manda i cuoricini e i bacetti, è una gran bella donna. Bene. No, non guasta, no, non mai, guasta mai, per carità. In questa radio siamo tutti all'antica, diceva una vecchia canzone, non so se... Va bene, allora abbiamo giocato un po' con il nostro Marco per rompere un po' il ghiaccio, perché comunque bisogna volare in Messico, e per volare in Messico, specialmente con un volo diretto, sono palanche. Città del Messico, quante ore sono? Sono quasi sì. 12 ore di volo. Ecco. Se ci metti lo stracco, l'attracco, l'imbarco, tu stai in piedi per circa 15 ore, a dir sì, poco. Più o meno. Ed è una bella tirata, speriamo che l'Italia rimetta questo volo, no? Questo sì, volo importante. Lo aspettiamo. Cara mamma l'Italia, vedi di fare qualcosa. Se ci ascolti, per favore. Diamo Fabio Lazzarini, speriamo che ci capisca qualcosa sto giro. Vabbè. Allora, detto questo, noi ci fa veramente piacere, gli auguri a mamma l'Italia perché sia... No, torni presto a farci sorridere sul Messico e magari qualche speciale su Cancun, che ne sai, no? Chi lo sa? Butta chi là, lo sa? A noi va bene tutto. Chi lo sa? Allora, parlare di Messico, abbiamo cominciato appunto in questa maniera molto semplice, parlando delle ore di volo, ma in realtà il Messico, neanche io penso che se uno dovrebbe metterci tutta la parola, neanche la bocca ci dice Messico, provateci, senti quanto si allarga, no? Non ce n'è. Io pensavo che la solo zona hotelera di Cancun, quanto erano? 14-15 km, quanto cavolo è quella spezzetto, una cosa di livello incredibile. Che poi importante. Esatto, tante persone mi dicono no, ma sai, vabbè, Città del Messico, Cancun, no, quante ore solo di volo sono? Tra Città del Messico e Cancun sono circa 2 ore di volo, più o meno 2 ore e qualcosa. È come Roma-Londra. Sì, quando si pensa a fare questa qua. Allora, stiamo dando queste indicazioni un po' a braccio, tanto per farvi dare un'idea. Però adesso entriamo nella bellissima geografia del Messico. Tanto da Roma a Città del Messico, che è la capitale, ovviamente, è una città con più di 8 milioni di persone, se non mi ricordo più bene. Più di 22 milioni, ecco, di persone. Là te l'avevo messa in cantina, scusa. Okay. Abbiamo delle cantine molto grandi. E questa, no, ma non sembra da lì. Poi si estende abbastanza, sì, ovviamente. Ed è, non dite che è nel Mar dei Caraibi, perché vi bocciamo in geografia stavolta. Ha l'oceano davanti, ovviamente, e poi soprattutto è ricettiva anche dal punto di vista... Tanto continuano qui i ciao, okay, i bacetti, fa piacere. E ti dice appunto, molto importante anche dal punto come polo museale, niente da dire. Assolutamente, no? Sì, è una città veramente importante, sia proprio per la sua grandezza, e noi sempre diciamo guardate fuori dal finestrino in atterraggio, perché non vedrete la fine dell'urbanizzazione, insomma, della città. È una cosa veramente importante. Vogliamo fare una cosa, vogliamo dividere proprio il Messico in due, facciamo la parte di là, perché poi molti parliamo anche dei Maya e degli Azzeca, no? Sono le due, diciamo, entità. Sì, si può fare questa divisione, facciamo così aiutiamo anche chi sì. ci viene dietro. Allora ragazzi, tutta la parte di là fino alla Bassa California e poi
torniamo da quest'altra parte e atterreremo a Cancun. Allora, vai con la parte, diciamo, dell'oceano Atlantico, dico bene. Pacifico. Pacifico, sì. Eccolo là, bocciato in geografia, zio, cancellala questa, leva il pu, leva già, si vergogna anche lui. C'ha ragione, non è che c'ha torto, ecco, si è messo la mascherina anche Diego Gaudenzio per la vergogna, ovviamente. Beh, ma voglio dire, c'è sempre da imparare, può essere convinto un viaggio in Messico magari per scoprire, no? Ci sa. E allora, a te. Bene, ti ringrazio, grazie mille. Allora, io direi di partire innanzitutto esattamente dalla città del Messico. Già abbiamo detto la grandezza di questa città, hai sottolineato che è una città importante dal punto di vista dei musei, e in effetti troviamo uno dei musei più importanti al mondo a livello antropologico, è appunto il Museo di Antropologia della città del Messico, che vanta la più grande collezione di reperti storici proprio in riferimento ai Maya e agli Aztechi. E poi Città del Messico, oltre ovviamente ad essere la capitale del paese, si può dare delle indicazioni dal punto di vista geografico, sta a circa 2200 metri sul livello del mare, è una città che offre tantissime soluzioni dal punto di vista proprio delle escursioni, delle visite, delle attrazioni. Quindi ricordiamo molto velocemente un altro museo molto importante, che è la Casa Museo di Frida Kahlo, che si trova nel sud della città. Sempre nel sud della città il coloratissimo quartiere di Coyoacán e la laguna di Xochimilco, con le tipiche trajineras, che sono delle barchettine colorate che possibilmente avete già visto da qualche parte online, per esempio. Poi c'è tutta la parte ovviamente del centro storico, quindi il Palacio Nacional con gli emblematici murales di Diego Rivera, la cattedrale metropolitana, la plaza dello Zocalo, che è una delle più grandi piazze al mondo. Quindi ci sono veramente tante cosine da poter fare, tante cosine da poter vedere. Io ne ho solo elencate una piccola parte e termino con ovviamente le piramidi di Teotihuacan. Sono le piramidi del sole e le piramidi della luna, simbolo azteca per eccellenza, il sito archeologico più visitato del paese, è a circa 50 minuti dalla città, fa parte dell'estado de Mexico, quindi si esce da quello che un tempo veniva chiamato Distretto Federal, che sarebbe esattamente solo la città del Messico, adesso invece si chiama solamente Ciudad de México e è stato tolto, diciamo, la denominazione Distretto Federal. E come dicevo, uno dei siti più importanti, possiamo salire sulla piramide del sole, è una piramide molto alta e possiamo raggiungere la cima, possiamo salire sulla piramide della luna soltanto fino alla metà. È presente all'interno il templo di Quetzalcoatl, che è uno dei dei più importanti in assoluto della cultura azteca. E una delle nostre esperienze è il volo in mongolfiera sopra le piramidi. Un'esperienza davvero magnifica che si fa all'alba e veramente lascia veramente senza fiato. Allora, ci facciamo la nostra prima pausa, così riprendiamo fiato, bellissima musica, e poi torniamo magari e cominciamo a scendere verso la Bassa California, no? Che ne pensi? Sì, esatto, si può parlare degli stati, delle città subito a nord delle città del Messico per poi passare a allora Baca. State qui con me, con Marco, con Gianluigi Radio Vacanze e con Marco di Viva Mexico. Andiamo, no? Caminas en la playa, me palpita el corazón. Sin que tú me veas, yo me quedaría esperándote con amor. Yo te espero siempre con mucha impaciencia, tu respuesta no me das. Y sigo insistiendo con ese sentimiento, de mi mente nunca saldrás. Siempre estarás dentro, nunca te irás. Todo este amor es por ti.
bocca turbidare. Mi reina, por siempre yo te amaré. Mi reina, yo nunca te olvidaré. Mi reina, por siempre te esperaré. Esperándote con amor. Mi reina, por ti. Por ti, por ti. Por siempre yo te amaré. Cuando el sentimiento toca el firmamento, tú siempre feliz serás, siempre feliz serás. Mas si no me quieres, algo en mí se muere, es que no puedo sufrir más. Yo me voy cantando y sin ti bailando, siempre solo estaré. Es una locura, vivo una amargura esperándote cerca de mí. Siempre estarás dentro, nunca te irás. Todo este amor. Algo evoluciona en ti. Ahora tú me miras, parte la locura, siento la emoción en mí. Loco estoy gritando, el corazón colmando, mientras yo me río contigo. Mano en la mano y nos abrazamos para la eternidad. Mi reina, mi reina. Una persona fidata che frega turno delle date, sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Vacanze. E benvenuti o bentornati nuovamente da Gianluigi, qui Marco e ovviamente Maria Grazia di Goditi la Vita che è qua dietro e mi fa piacere se lei sta riprendendo, poi quando vuole saluta tutti, è impegnatissima e ovviamente. Allora Maria Grazia, ci arriverà. Ciao a tutti da me e da Gaudenzio che invece sta sorvegliando la porta, non si è capito bene, dovrà aver visto qualche zanzarina in giro. Eccola là, Maria Grazia, allora ci siamo. Marco, parlavamo di viaggi in mongolfiera. Sì, eravamo rimasti esattamente in volo sopra le piramidi del sito archeologico di Teotihuacan e direi che adesso è il caso di spostarsi da Città del Messico, sempre guardando il nord del paese. Iniziamo con una zona che viene chiamata Bajío e comprende vari stati. Diciamo che ci sono tantissime città patrimonio dell'umanità, ovviamente iniziamo dalla più vicina a proprio Città del Messico, che è la città di Querétaro, una città capitale dell'omonimo stato, famosissimo lo stato per quello che concerne la produzione di vino e formaggi.
oltre alla città di Querétaro possiamo trovare veramente tante altre città importanti, quindi lo stato di Guanajuato per esempio con San Miguel de Allende e la stessa Guanajuato, senza dimenticare Dolores Hidalgo, che è una città che turisticamente non è molto conosciuta ma è molto importante proprio perché da lì è iniziata simbolicamente la rivoluzione messicana. Quindi parlavamo appunto di San Miguel de Allende con la sua cattedrale in stile gotico che lo caratterizza, e di Guanajuato, una città meravigliosa caratterizzata dai tunnel sotterranei che la percorrono, e una delle attrazioni principali sono le mummie. Praticamente ci sono delle mummie perfettamente conservate, c'è un museo apposito che le espone, ed è una cosa abbastanza particolare perché si deve questa conservazione, che in percentuale diciamo che avviene molto più per i corpi femminili piuttosto che per i maschili, alla composizione proprio del terreno dove vengono seppelliti. Una cosa molto particolare, ecco. Prego. No, stavo sentendo che magari le persone non se ne rendono conto di quanto c'è, no? Abbiamo parlato tante volte, mi viene dice, ma sai, 5 giorni in Messico, tu te li guardi. No, è un paese infinito, non, dopo ne parleremo, ma non dobbiamo pensare che Messico voglia dire semplicemente Cancun, Tulum, Playa del Carmen, c'è tantissimo di più, veramente, veramente... Ecco, ci vorrebbe ore e ore per spiegare bene tutto il paese, io cerco di essere il più riassuntivo possibile. Abbiamo i gesti inconsulti dalla regia. Sì, ci stanno chiedendo quanto è grande, considerate che è molto grande, gli abitanti sono circa 130 milioni. Due volte l'Italia, per chi vuole avere una dimensione. Però è ancora, credo che sia all'incirca sulle 3 volte dell'Italia come dimensione, se non di più. Quindi è un paese molto esteso con tantissime possibilità turistiche. E quindi niente, ecco, insomma, ci vorrebbe veramente tanto tempo per descrivere città per città tutto ciò che la caratterizza e che la rende unica. Che io dico sempre: unico è il termine più adatto per descrivere tantissime delle attrazioni che troviamo in questo splendido paese. Madonna mia, guarda, io incredibile. Vabbè, io anche non essendo, cioè essendo stato più volte in Messico, comunque quello che mi ha colpito intanto, vabbè, la simpatia delle persone, non è una cosa scomoda, e soprattutto poi il popolo latino molto vicino, molto semplice. Mi casa è tu casa. Sì, sì, appunto, no? E poi la voglia anche di comunicare, di entrare con te, e una grande dignità. Assolutamente sì, io dico sempre che il Messico è ricco veramente di storia, cultura, folklore, gastronomia, natura, veramente di tantissime cose, e la cosa però più bella, la cosa più importante, la cosa che fa la differenza sono i messicani, loro con la loro dolcezza, o la loro amabilità, con la loro disponibilità, veramente ti fanno sentire sempre a casa, e appunto prima ho detto mi casa es tu casa, e lì è veramente così. No, ma me ne rendo conto, perché avendo appunto fatto queste cose che poi preferisco raccontare quando partiremo di qua, perché io non ho avuto ancora la fortuna di andare a Città del Messico, ho fatto sempre la zona hotelera, la parte in cui mi sono fatto dei bei giri da Coba fino all'interno della foresta, queste bambine che uscivano, no, dal nulla, ma pulite, profumate, comunque mai disordinate, dunque te la voglio raccontare quando andiamo di là. Intanto io direi, per non facciamo un'altra piccolissima pausa con un bellissimo brano che ti voglio dedicare ecco a chi dice ma forse il Messico no, allora se tu pensi che il Messico sia una destinazione uguale all'altra, allora facciamo così: Smarties, non ti rispondo, state con noi e poi torniamo per la bassa California. Perfetto. Sogno meno la notte, fatico per alzarmi, la 61 ogni giorno che cambia sempre orari, passami a prendere all'incrocio, mi riconosci dall'abbigliamento sobrio. Viaggio veloce su 1000 motori sulle piazze, faccio ritardo al lavoro ma prima caffè latte.
sembrare brutto, ma vi odio tutti come Ra spacca tutto. Parto senza di te, vado su Marte, non mi pento di niente se non in parte. Le porto via con me tutte le mie ansie, sto meglio con me che con false speranze. Sento drin drin, telefono squilla che collo, chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, squilla da un giorno, chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, suona drin drin, telefono squilla che accollo, chiama domani che non ti rispondo. Passa il tempo nella city, è già luna piena. Io che torno a casa e sbatti da mattina a sera. Prendo un Big Mac e infilo al Mac Dry. Sopra la car tu, go in my time. Spendo mano, mi pento, mi sento in balia del vento. Se la vita è una giostra, io mi sto divertendo. Penso a quando mi hai detto, sei una tra tanti, ma tra tanti sei meglio. Parto senza di te, vado su Marte. Non mi pento di niente se non in parte. E porto via con me tutte le mie ansie. Sto meglio con me che con false speranze. Sento drin drin, telefono squilla che accollo, chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, drin drin, telefono squilla da un giorno, chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, suona drin drin, telefono squilla che accollo. Saponata Paiso, grazie, tu devi andare da un amico mio, una persona fidata che frega il turno delle date, sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bravo, quella lì è. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. E bentornati con Gianluigi, bentornati con Marco, il messicano lo chiamo io, ma si è fatto anche la barba la messicana, non so se ve ne siete accorti voi, bello questa, no? Alla non c'ho voglia non mi rompere, com'era? E molti mi dicono, ma perché hai mandato due volte lo spot? E perché va capito, va compreso che la radio del turismo è Radio Vacanze. Se vuoi sentir parlare di calcio, beh, ce ne sono tante. Se vuoi sentir parlare di moda, non lo so, ma se vuoi sentir parlare di turismo, è qui che devi venire. Se fai questo come mestiere, questa è la tua radio. Chiama Radio Vacanze, come è venuto a conoscerci il nostro Marco grazie a Maria Grazia di Goditi la Vita, e come voglio dire, per godersi la vita il Messico è alla grande proprio, alla grande. Allora finiamo quel discorso che dicevi e soprattutto annuncio di sezione, cosa volevi dire del Covid? Ah no, vabbè, l'avrei... E dopo lo ribadiamo. Ok, perfetto. No, semplicemente com'era la situazione, ecco, insomma, in Messico come si sta evolvendo. All'incirca loro hanno sui 140.000 casi totali in tutto il paese. Le morti si aggirano intorno alle 15-16.000. Adesso non ho il dato ultimo preciso, però più o meno siamo su questi numeri. Stanno avendo il loro calo della curva, sono arrivati al picco qualche una settimana fa all'incirca più o meno, e niente, si spera ovviamente che continui questo trend in discesa. Sono già iniziate delle riaperture già dall'8 di giugno in Riviera Maya. Ovviamente adesso ci sono delle
limitazioni dal punto di vista delle, delle regole, ecco, insomma, da mantenere, degli spazi comuni che per esempio per quanto riguarda le piscine ancora non sono proprio aperte completamente, però sta ripartendo con un piano ben preciso, fatto di quattro fasi: rossa, arancione, gialla, verde. E una cosa molto importante che mi premeva dire è che dobbiamo ricordarci che il Messico è uno di quei paesi che non ci ha mai chiuso le porte quando tutti invece ci hanno discriminato all'inizio di questa emergenza. C'è sempre stata un'apertura da questo punto di vista da parte del governo messicano, e quindi questa secondo me è una delle cose importanti, soprattutto in questo periodo, mostrare quanto più possibile coesione e non invece isolare o discriminare determinate popolazioni. Ecco. Beh, io non mi ce lo vedo proprio il messicano che discrimina. No, assolutamente, assolutamente no. Assolutamente. Anzi, forse divide quel pezzo di pane. Allora, prima che tu scendi giù e vai dalle balene, perché è quello che poi parleremo, certo. Voglio raccontarti questo aneddoto. Ero a Playa del Carmen. No, aspetta. Ero giù a prima di Playa, prima o più giù? È Tulum, ero Tulum, okay, lì, no? Esatto. Più sotto. E ero lì che dovevamo mangiare qualcosa, e come sempre faccio io seguo i postini. Segui i postini. Questo tizio andò appunto dove andava a mangiare lui, no? Perché lui faceva il portalettere, okay. E lui mi portò in questa cucina economica che esiste, no? Fortissima. Lì trovai una, questa era praticamente un garage tipo nei nostri chioschi di frutta, in poche parole, con quattro seggiole. Era messi da mangiare, a parte che abbiamo mangiato, io penso aver mangiato un frisol lì, purè di fagioli, incredibile, buonissimo. E abbiamo pagato roba come $12 per uno, cioè veramente abbiamo mangiato di tutto per pagare quella cena. E per dare $5 di mancia alla ragazza gli ho quasi corso dietro. Lei era, sì, io sono povera, però tu non mi devi trattare, no, come sto lavorando, capito? Sì, cioè, questa grande dignità, assolutamente, ecco, assolutamente. E questa mi ha colpito, io me la sono portata a casa come ricordo, capito? Voglio dire, no. Tanti rapporti che si creano anche di pochi momenti, ecco, insomma, si portano a casa, perché come dicevo è un popolo che veramente ti dà tanto e fin da subito, ecco. Ma scherzi, io poi ho un'altra cosa, questa invece è a Playa del Carmen, c'era una pasticceria, no? Siamo andati a scegliere il dolce, così, quante paste vuoi, quante vuoi. Arriva un papà con il bambino, ovviamente i piedi scalzi, questo bambino, e gli dice una pasta e fanno mezza per uno. Mi sono vergognato come un cane. Aveva diviso, no, questa pasta via, mezza per uno, però loro hanno mangiato, a loro mezza pasta, tranquilli, padre e figlio, capito? Cioè questa cosa, sono cose che ti fanno riflettere. Sì, ma posso, guarda, mi ha fatto venire in mente un'altra cosina più o meno simile. Sono molto generosi. Noi eravamo, se ricordo bene, ad Aguascalientes, però non sono sicuro, ecco, non mi ricordo bene dove eravamo, ed eravamo davanti a una specie di pasticceria dove stava praticamente sfornando, friggendo i churros, no? E praticamente qualcuno del gruppo si era fermato per acquistarli, solamente non aveva denaro contante in quel momento, e addirittura c'era una mamma lì che stava comprando churros al figlio e gli ha regalato i loro churros, ecco. Quindi generosità piena anche da persone che hanno poco, tendono sempre a compartire quello che hanno, quindi è una cosa molto molto importante. E niente, io l'ho sempre sottolineata e mi piace anche che la sottolini tu con questi aneddoti particolari. Voglio dire, perlomeno l'onestà intellettuale di trovarsi davanti a un popolo che ti sa raccontare, ti sa accogliere, questo devo dirti di sì, che ovviamente è una cosa che cambia totalmente quando poi invece si andrà nella città di Cancun, che lì sembra praticamente Miami portata da altra parte. Assolutamente, assolutamente. Ci sono delle città che hanno perso un po' di messicanità, ecco. Questo sì, e questa cosa un po' strana. No, no, che le strade principali bellissime, in giro a destra le buche, non te perdi in questa, vabbè. Allora, ma vogliamo andare avanti, certo, nella parte della Bassa California, vai. Sì, prima della Bassa California vorrei elencare velocissimamente, proprio perché sennò sarebbe veramente ci vorrebbe veramente moltissimo tempo e oggi non ce l'abbiamo a disposizione. Vorrei elencare quello che ancora c'è sopra Città del Messico. Abbiamo parlato dello stato di Guanajuato, dello stato di Querétaro,
ci sono veramente altri stati importanti, lo stato di San Luis Potosí con la Huasteca Potosina, che tra l'altro Maria Grazia potrà confermare, visto che è stata con noi in un farm trip qualche tempo fa. È una destinazione, per chi ama la natura, veramente, veramente pazzesca. Io adesso vi elencherò delle attrazioni, io vi invito ad andare poi a prendere delle informazioni online, perché non ve ne pentirete. Lì possiamo vedere il sotano della Sgolondrinas, ricorderete forse qualcuno la pubblicità di Patrick de Gallardon. È una gola di 512 metri di profondità per 60 metri di diametro, ed è una cosa meravigliosa. Lì vediamo una delle attrazioni più particolari in questo caso, perché è ovviamente popolata da tantissime specie di volatili, e la mattina all'alba creano un vortice che mentre escono da questo sotano. Quindi è veramente un'esperienza magnifica, unica. È incredibile da fare. Abbiamo anche il sotano della Swawas, abbiamo anche la cascata de Tamul, e non anche, abbiamo la cascata de Tamul, una cascata di 105 metri di altezza, dove arriviamo percorrendo praticamente un fiume con acqua color ghiaccio, le pareti dalle parti di proprio bianche, ecco, di roccia bianca altissima. Quindi un'esperienza e un'ambientazione veramente 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 bella. Ci fermeremo in una grotta per fare il bagno e tuffarsi in questa grotta piena di acqua trasparente, veramente una cosa molto particolare. Poi ci sono tante altre cascate, Minas Vieja, e via dicendo. Quindi natura al 100%, anche per gli sport c'è il salto delle cascate, il rafting e tantissime altre cose, diciamo un po' adrenaliniche, per provare anche queste emozioni. Ci spostiamo poi dallo stato di San Luis Potosí allo stato di Zacatecas, importantissima città mineraria, ed è una città direi è bellissima, gli aggettivi si ripetono, però è veramente una città unica nel suo genere, e vi saprà conquistare proprio per i monumenti, per il tipo di pietra utilizzata. È veramente una cosa molto particolare Zacatecas. Arriviamo poi ancora più a nord, ovviamente sto facendo dei salti, arriviamo allo stato di Chihuahua, con l'attrazione principale che è la Barranca del Cobre. Lì ci arriviamo con l'unico treno passeggeri del Messico, quindi è un tour che parte da Chihuahua con tutta la storia di Pancho Villa, che è veramente molto emblematica e molto particolare, per poi via terra arrivare a visitare gli indigeni Tarahumara che popolano ancora quella zona, passare per il lago di Arareco, la valle de los Monjes, fino ad arrivare a Divisadero, dove arriveremo di notte. Divisadero è il punto d'osservazione massimo per la Barranca del Cobre, che ricordiamo 265 km di lunghezza, oltre 3300 metri di profondità, molto più grande del Grand Canyon negli Stati Uniti, ed è un'attrazione che ti toglie veramente il fiato. E cosa è migliore per farsi togliere il fiato che svegliarsi all'alba sulla vostra camera ed andare in balcone, con il balcone che si affaccia direttamente sulla barranca, e trovi l'ufficiale delle tasse? È un'esperienza veramente sensazionale, unica, e non si spiega se uno non la vive. Da lì poi, il giorno successivo, esperienza adrenalinica al parco di avventura con la tirolesa, la seconda più grande del mondo, 2 km 800 metri sopra la barranca. Abbiamo la via ferrata, e sono esperienze di adrenalina pura al 100%. Da lì poi proseguiamo in treno con il CEPE, adesso con 3 classi di servizio, veramente un treno super nuovo, entrato in servizio pochi mesi fa. Da lì raggiungeremo lo stato di Sinaloa e lo stato di El Fuerte, la città di El Fuerte, scusate, dove lì conosceremo, oltre che il suo centro storico, la storia di Zorro, la leggenda di Zorro, perché lì visiteremo Posada dell'Hidalgo. Posada dell'Hidalgo era effettivamente la casa di Zorro quando era piccolo. Una delle camere è proprio la vecchia camera di Zorro, ecco, insomma. Quindi c'è tutta questa cosa che rende il Fuerte veramente una chicchina particolare, prima di arrivare poi a
Los Mochis, la capitale di Sinaloa, e da lì poi il viaggio prosegue verso appunto o la Baja California, oppure rientriamo verso Città del Messico, o andiamo nelle varie destinazioni del Pacifico e del Pacifico occidentale. Zia stavolta ha sbagliato lui la geografia, del Pacifico occidentale e dell'Atlantico orientale. Allora, papi inventore qua. Ecco qua. Allora, io intanto lo perdoniamo e ci sentiamo una canzoncina, guarda, buttata lì, ma Grande Amor, La Dolce Vita. Grande Amor, quindi dopo parleremo anche di tequila, allora. Certo. Una destinazione. Destinazione. Una soluzione. Soluzione. Consigli utili per chi viaggia. Ho parlato troppo? Toda vez que penso nele, doci perfume da sua pele, é uma força imensa que pinta meu céu de mil cores. Não aceito as palavras, até mesmo escritas para conversar. Meus maiores medos, eu quero te dizer, este grande amor. Quando penso só em você. Diga porque quando sinto por você. Diga porque quando vivo em você. Grande amor. Diga-me que você não vai me deixar. Diga-me que você será meu grande amor. Diga que não, você não vai embora. Vou te dizer, você é meu único grande amor. Noites frias sem pensar em nada. E que tenho tanto, tanto para te dar. Por favor, não demora. Se amor é o meu guia, e sempre serão. Diga porque quando penso só em você. Porque quando sinto por você. Diga porque quando vivo em você. Grande amor. Diga-me que você não vai me deixar. Diga-me que você será amor. Diga que não, você não vai me demorar. Vou te dizer, você é meu único grande amor. Radio Vacanze.
Ed eccoci tornati in diretta con Gianluigi e con Marco. Io penso che se non ti viene la voglia adesso di partire per il Messico, mi devi dire quando, perché con una persona che fa questo per mestiere, non vende le bibite allo stadio come qualcuno che oggi abbiamo in qualche posto strategico. Ecco, lui ha vissuto in Messico, ma però c'è una trasmissione importante nella voglia di farti conoscere, coinvolgere. Tu quando acquisti un viaggio da Marco, perché non è che te l'ha venduto, ma l'hai comprato te perché hai capito dove stai andando, corretto? Cerco di trasmettere l'entusiasmo che ho in realtà per questo paese, che la mia storia in questo paese è iniziata nel 2008, ho vissuto lì poco più di 2 anni, ho lavorato per il Fondo Nazionale al Turismo per circa 1 anno e mezzo del Messico, quindi sicuramente l'emozione che ho e l'amore totale che ho per questo paese cerco il più possibile di trasmetterlo. Io direi, Gianluigi, di proseguire proprio con la parte del tequila prima di andare in Bassa California molto, molto velocemente. Quindi lì sottolineiamo che accanto a Guadalajara, la seconda città per estensione più grande del Messico, abbiamo a circa 1 ora di distanza Tequila. Tequila che ovviamente è la patria del famoso distillato e è una... chiamiamolo escursione, è un'esperienza che si può fare in vari modi. Noi utilizziamo il treno di José Cuervo che da Guadalajara raggiunge proprio Tequila. Quando l'escursione si effettua nel fine settimana, oppure può essere fatta direttamente raggiungendo via terra Tequila. Visiteremo la Roqueña, che è la distilleria più vecchia in assoluto di tutto il Messico e fa parte proprio del gruppo José Cuervo. Visiteremo il Pueblo, ovviamente ci saranno degustazioni, tutto il processo di fermentazione, di distillazione. Sarà un'escursione veramente, veramente completa, carina. Potete ubriacarvi, tanto non guidate. Sì, ubriacarsi è molto facile, ecco, insomma, e niente, quindi è un punto del Messico molto importante. Ricordate che si chiama tequila solo i distillati che vengono prodotti con l'agave azul e che vengono prodotti dentro, diciamo, il municipio di Tequila. Quindi ci sono altre bevande che sempre vengono estratte dall'agave, tipo il pozol, il sotol o il pulque, per esempio, però sono prodotte in altri stati e quindi non possono avere la denominazione Tequila. Mi sembra giusto. Adesso hai obbligato il pubblico, dove li porti adesso? Parliamo velocissimamente, ma proprio elenchiamo due delle città più importanti dello stato di Jalisco, che è lo stato che ospita anche Tequila e che sono sul mare. Puerto Vallarta, famosissima città del Pacifico, molto bella. Avrete un'ambientazione spettacolare con il mare da un lato e la Sierra Madre tutta verde dall'altro, quindi veramente veramente un posto ideale, e ci ho vissuto, quindi sono anche un po' di parte da questo punto di vista. Però è una città, seppur turistica e veramente tanto turistica, riesce comunque a mantenere la sua alma messicana. Un'altra zona è Sayulita, che a dir la verità entra a far parte, anche se di poco, dello stato di Nayarit, che è quello accanto a Jalisco, ed è un vecchio pueblo hippie sul mare, bellissima l'ambientazione del tramonto, dove con il sole che scende in acqua ci sono tutti i surfisti ad aspettare il momento dell'onda. È veramente una cartolina meravigliosa da fotografare, assolutamente. E bene, direi che è il momento di passare in Bassa California. Lo ripeto, sto facendo veramente un riassuntone di questo paese perché ci sarebbe tantissime altre cose da dire. La Bassa California si divide in Baja Norte e in Baja Sur. Ovviamente inizia dalla famosa Tijuana, okay, dove voglio una cosa che solitamente non si sa: è lì che è stata inventata l'insalata Cesar. C'è proprio l'Hotel Cesar, dove uno chef italiano, in un momento di mancanza di ingredienti, ha creato questo mix per creare questa famosa salsa, e lì proprio la vedremo e la fanno ancora come
una volta, quindi preparata sul momento lì al tavolo, una cosa veramente molto particolare. Certo che i romani stanno dappertutto. non so di dove era lo chef, forse Veneto, non mi ricordo, però no, Cesare, no? Cesare. I romani stanno dappertutto. Non l'avevo captato. Vabbè. Lasciamo. Hai bisogno della pausa musicale, così passiamo dall'altra parte. Ma poi... io, se sei d'accordo, direi di terminare la baja adesso che l'abbiamo già iniziata, prendendo anche spunto dall'ultimo fan trip solo per agenti di viaggio. Apro una parentesi: chiedete nella vostra agenzia di viaggio di fiducia Viva Mexico Tour Operator, saremo ben felici di fornire poi la miglior quotazione e soprattutto il vostro viaggio dei sogni. Spiegate al vostro agente cosa volete fare e noi lo costruiremo per voi, oltre ovviamente ai vari tour che abbiamo con partenza garantita e quant'altro. E se vogliono avere la registrazione del programma, scrivono a radiovacanze@gmail.com e noi gli mandiamo la ricordate che il nostro amico qua Marco ha detto che farà dei programmi riservati agli ascoltatori di Radio Vacanze e di Goditi la Vita, cioè non l'ha detto lui, io gli sto chiedendo io adesso, però è uguale. E li segue Geco Gaudenzio? Certo, ne mancherebbe altro. Ecco, li ascoltate poi sulla rubrica Geco Gaudenzio. Perfetto. Mi ero dimenticato, beh, ma non, voglio dire, a un certo punto la vecchiaia, no? ha i suoi effetti. Io veramente, piccolo, ti faccio un regalo. Annuncio il brano adesso, Bobby Solo, Una lacrima sul viso, ma senti come adesso. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso mi ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che te. Una persona fidata che frega il turno delle date, sarà a Roma, sta Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bravo, quella lì è.
5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. E di nuovo il benvenuto, bentornato a Gianluigi, Radio Vacanze, da Marco di Viva Messico! Viva Messico! Maria Grazia dall'altra parte, in regia c'è Enrico che fa sempre i segnacci quando sbagliamo qualcosa, visto come fa, come si fa a capire subito? Assolutamente. E devi vedere quando vai a girare in esterna quello che fa. Con la frusta. Porca miseria, quella è brutta, quella è tosta, eh. E... Io non me lo porto io, Enrico, volta. E niente, dicevo, allora ragazzi, abbiamo questi 9 minuti che io lascerei il microfono a Marco per parlarvi della parte di qua, quella che fino adesso non abbiamo parlato, la parte di Cancun, la certo, certo. A si te, stava allora. Terminando la Baja, che avevo raccontato di questa cosa di Tijuana, ve la dico molto velocemente. La Baja Nord viene contraddistinta dalla parte iniziale, nella parte più a nord sotto Tijuana, dalla Valle di Guadalupe, quindi da tutto quello che è la rotta del vino. Poi scendiamo sempre più sotto e dalle pitture rupestri di Catavigna alle spiagge di Bahia de Los Angeles, fino ad arrivare a Guerrero Negro con le sue salinas e con la sua laguna Ojo de Liebre. Da gennaio a marzo circa 2000 balene arrivano nella laguna per partorire. È un'esperienza pazzesca, dalla barca ti guardano negli occhi, le puoi toccare e ecco, vi lascio così, però è veramente una cosa meravigliosa, guardate qualche video online. Scendiamo ancora più sotto, entriamo nella Baja Sur, già con Guerrero Negro è proprio la città subito dopo il confine tra Baja Norte e Sur, e arriviamo forse nelle destinazioni più conosciute, La Paz con Isla Espiritu Santo e Playa Balandra, la laguna di Playa Balandra, una laguna immensa, incredibile. Cabo San Lucas, che sì, ha perso un pochettino di messicanità, che ritroviamo nella vicina San José del Cabo, però è una delle mete sicuramente a fine tour per divertirsi, per staccare, è veramente ideale, ecco, insomma, e troviamo tantissimi servizi. Una menzione particolare sia su Todos Santos con il famoso Hotel California, dove c'è la leggenda che sia lo stesso cantato dagli Eagles appunto nella omonima canzone, e su Cabo Pulmo non lo conosce praticamente nessuno, la barriera corallina più conservata di Centro e Sud America, anche questa un'esperienza sia per gli appassionati che non, veramente incredibile. Lasciamo a questo punto la Baja California per parlare della parte dell'altra parte, insomma, Gianluigi, di quella che ci stavamo dicendo prima, e quindi a questo punto da Città del Messico guardiamo, vedendo la mappa, verso destra, e quindi una menzione particolare su Puebla con le sue 364 chiese, un centro coloniale veramente meraviglioso, e la vicina Cholula con la Iglesia de los Remedios e la piramide più grande del mondo di base, fa cartolina la iglesia sopra la piramide e il vulcano Popocatépetl dietro. Proseguiamo poi per Oaxaca viene considerata la vera alma de Mexico. Perché? Perché è stato un crocevia dei conquistadores spagnoli che arrivavano dalle coste di Veracruz, altro stato importantissimo perché dà vita alla popolazione messicana degli indigeni con i Totonaca, poi sarò più preciso quando ci risentiremo più avanti. Quindi parlavo di Oaxaca, che appunto è il passaggio obbligato, diciamo, quello che usavano gli spagnoli per passare dall'Atlantico alle coste del Pacifico, attraversando così la Sierra Madre. Quindi una destinazione veramente dove si respira Messico al 100%. Fanno lì una delle feste più importanti, la Guelaguetza, una festa culturale meravigliosa che si tiene a luglio e che noi visiteremo nel 2021 con un tour speciale. Continua poi il nostro passaggio verso gli stati del Chiapas, dello Yucatán e di Quintana Roo, che sicuramente sono stati molto più conosciuti normalmente, se ne sente parlare molto. Parliamo del Chiapas con il Canyon del Sumidero,
Troviamo subito lì al nord di Tuxtla. Parliamo del Chiapas con San Cristobal de las Casas, bellissima città coloniale dove visiteremo le vicine comunità indigene di Zinacantan e San Juan Chamula. Parliamo di Chiapas con Palenque, Palenque che ha le attrazioni sia del suo sito archeologico, che praticamente è all'interno della giungla, anche con le cascate sia di Agua Azul che di Misolja, quindi uno stato veramente importante, veramente bello, ricco di naturalezza, di natura, scusate, a volte mischio un po' spagnolo italiano. E scusate, altra cosa particolare nel Chiapas, i siti di Yaxchilan e Bonampak, siti che si raggiungono con una zattera, e immaginatevi di percorrere questo fiume, arrivare al sito e durante il tragitto sentire le tantissime scimmie urlatrici che popolano appunto la foresta di fianco, quindi veramente un'ambientazione meravigliosa. C'è il vicino stato di Tabasco, famosissimo per la produzione di cacao, e per il sito di Comalcalco, che è dove c'è l'iscrizione maya della fine del mondo, no? Che dice era stata letta male, adesso dovrebbe essere il 20 giugno, quindi insomma manca poco, prepariamoci, ecco. Saliamo più su e entriamo nella penisola dello Yucatan, penisola che appunto è composta, diciamo, da tre stati: lo stato di Campeche, lo stato dello Yucatan e lo stato di Quintana Roo. Campeche coloniale, avvolta nelle sue mura, veramente molto carina come città. Saliamo su Mérida, capitale dello Yucatan, dove possiamo trovare tantissime attrazioni vicino, come Celestún, una diciamo laguna molto particolare dove l'acqua viene colorata di rosso soltanto in particolari periodi dell'anno. Troviamo una delle sette meraviglie del mondo moderno, Chichen Itza, che è a circa un paio d'ore più o meno dalla città di Mérida. Mérida famosissima per la produzione di amache, quindi se volete comprare un'amaca, ricordatevi, compratela a Mérida, e più l'amaca ha le maglie strette e più l'amaca è un'amaca di qualità. Quindi dicevamo di Chichen Itza, del sito archeologico per eccellenza, con la piramide di Kukulkan, e a nord praticamente di Chichen Itza troviamo il Rio Lagartos e Las Coloradas. Vi invito a visitare Las Coloradas per vedere di che cosa si tratta, e anche questa sarà una cosa particolarissima, visto che vedrete acqua completamente rosa. Abbiamo sempre vicino a Chichen Itza la città coloniale di Valladolid, veramente molto, molto particolare, molto carina. E poi passiamo nello stato di Quintana Roo con Cancun, la sua capitale, e scendendo in giù che inizia tutta la Riviera Maya, con appunto Playa del Carmen, Tulum, Macahual, fino ad arrivare alla Laguna dei Sette Colori, che è la Laguna di Bacalar. Ciao Gianluigi, Radio Vacanze, sei in diretta dal Messico, Marco è dall'altra parte, come stai? Pronto? Vai? Eccoci, mi senti? Pronto? Pronto? Eccomi, noi ti sentiamo, buongiorno dall'Italia, come stai? Buongiorno da Playa del Carmen. Ecco, Marco è dall'altra tanti parte. Saluti. Tanti saluti, grazie anche a te. Questa sorpresa Marco non se l'aspettava. Assolutamente, ciao, buon pomeriggio, buenos dias. In diretta su Radio Vacanze da Playa del Carmen, una carambata proprio abbiamo fatto. Bellissimo. Sì, infatti ho pensato quando ho visto l'annuncio che sarebbe bello parlare con voi, che siete dove in questo momento già vorrei esserci anche io in Italia. Ecco. Noi invece volentieri, guarda, se aprono le frontiere ci trovi parte. Là, ti bussiamo sulla spalla, guarda. Senti, come, diciamo che a Praia del Carmen sono che è l'ora dell'aperitivo, le 11, qualcosa del genere. Sono sei. Adesso sono le 9:30 del mattino qua. 7 ore. Ecco, vedi. Vabbè, ma io dipende, che io vado a mensa alle 9:30 del mattino. Senti, come state vivendo questo periodo anche voi laggiù? Fino a qualche mese fa si stava da Dio, infatti fino a qualche mese fa io di qua non mi volevo muovere perché si vive molto bene. Adesso ovviamente per via del Covid tutta la situazione si è rimbalzata abbastanza.
e quindi la situazione è dura, perché qua si vive fondamentalmente del turismo e come certo. ben sapete il turismo in questo momento non c'è, le frontiere, i voli sono tutti bloccati, per cui stiamo qua che ci guardiamo un po' in faccia tutti quanti. Ma arriveremo presto, non vi preoccupate, dovete dire basta, non venite più, fermatevi, capito? Non ti preoccupare. Allora senti, noi ovviamente i tempi radiofonici sono quelli che sono, ma ti manderemo la tua registrazione. Intanto grazie, un saluto qui da Radio Vacanze, da Roma, da Marco di Messi. Viva Messico! Viva Messico! Ciao, grazie! Oh, ma non appena potete, non appena si sistema tutto, venite di qua, che comunque a parte il coronavirus che ha devastato tutto il mondo, qua si sta benissimo, quindi vi aspetto a braccia aperte. Grazie, ciao, bellissima, alla prossima, ciao! Saludos. Eccoci qua. Allora, io direi che possiamo dire fermiamoci qua. Assolutamente, dai. Fermiamoci qua. Un po' di tutto il paese. Dopo la carambata messicana, allora facciamo come sempre uno da Gianluigi, da Marco, viva Messico. Ehi, ragazza, vieni qua a fare i saluti da Diego Gaudenzio. Guarda, sai che fa? Qua. Diego, esatto, Diego Gaudenzio, Maria Grazia, goditi la vita. Ciao a tutti. Ecco, l'avete sentita, mi raccomando, io vi do appuntamento a tra poco. Ciao anche da me. Esatto, non lasciate, continuate a seguire Diego Gaudenzio, Maria Grazia, goditi la vita, Marco Viva Messico, Enrico Muccitelli regia, questo passo ai microfoni della radio, e stasera vi aspetto per il mio programma 19.30 Vacanze alla Radio. Ciao a tutti e adesso sigla. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.